Ciao ragazzi, bentornati sul canale, guardate un po' dove sono. Questa volta non sono all'estero, sono in Italia, sono diciamo in un posto davvero incredibile. Sono in Emilia Romagna per far vedere questa casa qua, che è una casetta Hobbit. È un glamping davvero molto particolare, è un glamping gestito da una proprietà britannica, quindi i proprietari sono delle persone inglesi che hanno creato un posticino davvero molto molto strano, molto particolare. Io naturalmente, curioso come sono voluto venirlo a vedere. Questa qui è una casa Hobbit, è una casa off grid, quindi siamo disconnessi completamente dall'energia elettrica e anche dall'acqua corrente, però l'acqua corrente diciamo c'hanno un vaso di accumulo che vi permetterà di farvi la doccia, mentre per l'energia elettrica siamo attrezzati con delle luci solari che hanno una piccola batteria, quindi nelle giornate di bel tempo come oggi, quindi dove non c'è bisogno di luce fino diciamo alla sera non ci sono problemi, poi dentro ci sono delle lampadine collegate a delle batterie che si illuminano e vi danno la possibilità di avere la luce nella notte. Non potete naturalmente ricaricare i telefoni, quindi nel caso vogliate venire qua vi dovete portare dei power bank o semplicemente vi godete il posto lasciandovi a casa il telefono, visto che non sempre è necessario avere il telefono dietro. Ora vi faccio vedere un pochino meglio di cosa si tratta. Ci sono anche altre strutture qui, oltre a questa qui dietro di me, che vi farò vedere magari in qualche altro video qua su YouTube. Nei dettagli del video troverete tutti i riferimenti a questa location, a come prenotarla su Airbnb, c'è qualche insetto che mi gira intorno e naturalmente anche così capite esattamente dove si colloca e dove rimaniamo. A grandi linee siamo diciamo al confine tra Emilia Romagna, Toscana e Liguria, ok? Giusto per farvi capire un po' dove siamo. Oggi è una giornata di inizio settembre, il meteo è favorevole per adesso, speriamo che non si metta a piovere. E ora vi faccio vedere l'interno. Per adesso entriamo dentro e vi faccio vedere come si accede a questa casetta Hobbit. Qua c'è questa porta con questo grandissimo meccanismo manuale che la fa aprire. Quello qui, naturalmente, da dentro vi potete chiudere e vi faccio vedere. Non c'è molta luce, quindi spero che si riesca a vedere un pochino bene. Infatti è fondamentale che vi registri questa cosa durante il giorno. Casetta molto molto rustica, molto molto carina, tetto a travi di legno. Qua dietro di me ci sono diciamo della legna, perché se facesse freddo ci si può scaldare con la stufa a legna, che praticamente poi ha il camino che dà fuori. In questa zona qui della casetta c'è la cucina con quel fornellino a gas, il lavandino, ovviamente l'acqua è limitata, non è che ce n'è troppa naturalmente, e poi alle mie spalle c'è questo bellissimo lettone molto molto particolare, veramente una cosa interessante. Naturalmente un tipo di location come questa potete capire bene che non è per le persone che vogliono avere tutti i comfort, che si vogliono mettere a postare le storie su Instagram o non lo so, persone che devono essere sempre connesse a internet. Questo non è per questo tipo di persone una location del genere, tanto che ci sono come vedete le lanterne la sera, quindi ci sono gli accendini per accendere le candele quando farà più buio, e ovviamente ci sono anche le luci, queste qua, ci sono queste luci qui a telecomando, cioè diciamo con l'interruttore, che sono collegate a delle batterie di accumulo che vi faccio vedere, sono qua su. Questa è una batteria che praticamente accumula l'energia che viene catturata da dei piccoli pannellini solari che ci sono a giro qua nella location, e in pratica vi permettono poi la sera di accendere queste luci e avere un po' di energia elettrica. Vi faccio vedere adesso il bagno, perché è veramente una chicca, una cosa molto interessante, e se siete curiosi adesso si vede insieme. La stanza, si apre questa porta qui, si accede alla parte del bagno, qui è ancora più buio. Subito all'ingresso c'è questa doccia che ha la possibilità anche di avere un po' di acqua calda, naturalmente se c'è fuori il sole, perché dovrebbe essere una doccia solare se non erro. E poi
Come vedete, ho acceso questa lucina che va con lo stesso meccanismo delle batterie e pannellini solari, che mi permette di avere la luce anche qui dentro. Molto rustico con lo specchio, questo cassettoncino molto carino. Bagno compostabile, ok, secco e umido vanno insieme, l'umido va via da solo, il secco invece diciamo ci va messo sopra della segatura per non far emanare gli odori, e poi questo è come funziona sempre. Adesso spengo la luce perché non vorrei che poi mi finisse stasera solo al buio con le candele, basta. E vi faccio vedere anche la parte esterna, che non ve l'ho fatta ancora vedere bene. Come sapete bene, questi posti ogni tanto è bene evadere dalla normalità della vita e vedere anche posti del genere. Non penserete mica sempre di andare in hotel a 5 stelle. È bene anche vedere un po' posti del genere. Allora, sono tornato all'esterno, amaca, vasetti vari, specchietto. Ci sono un sacco di quelle che in Toscana si chiamerebbero ammennicoli, un pochino sparsi in tutta questa casetta. Come vedete ci sono anche i pannellini solari di cui vi parlavo prima. Qua davanti ci sono due sedie, qui dietro di me, che vi serviranno per riposarvi. Nella parte invece proprio davanti alla casa Hobbit c'è anche questa parte qua di tavolino con delle sedie che potete utilizzare magari per mangiare, quindi se volete usare i fornelli all'interno della casa Hobbit per cucinare, poi potete star qui fuori per mangiare, oppure semplicemente se vi volete riposare potete farlo anche qua. Naturalmente la proprietà vi offre anche la possibilità di cenare da loro, o quindi anche di avere la cena preparata da loro, altrimenti prendete la macchina e non troppo lontano da qua, comunque c'è la civiltà, quindi potete trovare qualsiasi cosa. Io stasera cenerò con loro e quindi avrò l'opportunità anche di conoscerli meglio e farci amicizia e parlare un pochino di tante cose, perché sono curioso un po' della storia che c'è dietro questa bellissima location. E quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Come vi ho detto all'inizio del video, qua nella descrizione troverete tutti i dettagli per potervi mettere in contatto con la proprietà o per prenotare in modo autonomo questa struttura. Dovrebbero essere presenti su Airbnb, così mi hanno detto, non ho ancora controllato. Ricordatevi, in questo posto qua non prende molto bene il telefono, quindi se siete persone che devono essere completamente sempre reperibili, qua non lo potete essere, però ogni tanto fa bene anche non esserlo. In descrizione vi lascio anche il link al libro che ho scritto sui migliori glamping in Italia. È disponibile soltanto su Amazon in versione pocket e in versione più grande. La versione pocket costa un pochino meno. Lo potete trovare solo su Amazon, non è disponibile adesso in libreria. Se siete interessati invece ad aprire un glamping e volete avere dei consigli su quali fornitori usare, quali sono le migliori strutture adatte alla vostra zona, come anche dialogare con gli influencer nel mondo del turismo, io faccio consulenze a pagamento in questo campo qua. Rilascio anche l'elenco di tutti i fornitori che si occupano di bubble glamping, tende safari, tende tipi, insomma tutte quelle che sono le strutture tipiche del glamping. Noi ci vediamo molto molto presto in un'avventura sempre qua sul canale.